Quello che si è scoperto è che la sorta di frequenza che c'è di fondo nel nostro universo ha una sorta di struttura che è simile al suono del flauto. Ma anche al di là di questo, secondo la mistica appunto Vedanta, ma anche Vaishnava Vedanta, l'Om, che è il suono assoluto fondamentale, l'Om è prodotto proprio da Krishna che suona il flauto. Cioè Krishna nel suo regno trascendente suona il flauto e l'Om è il suono che lui fa col suo flauto. Poi dall'Om nascono infiniti universi e nascono tutti i mantra, fra l'altro, perché tutti i mantra poi non sono altro che modulazioni dell'unico suono. Quindi è vero che i mantra sono tanti, però in realtà sono come raggi di un unico sole, è il sole l'Om, sostanzialmente. Leggo proprio quello che ho scritto nell'Atlante sull'Om. Allora, l'Om rappresenta l'assoluto stesso in forma sonora, AUM. Queste tre lettere formano il famoso suono, origine di ogni mantra dei mondi materiali. La sua stessa rappresentazione simbolica ha molti significati nascosti e contiene verità iniziatiche e teologiche. Secondo varie tradizioni, l'Om nasce dal respiro stesso di Vishnu o come emanazione del suo cuore. Altri esoterismi considerano tale suono come emesso dal flauto di Krishna, proveniente dalla dimensione trascendente, oltre lo spazio e il tempo. Meditare su questo suono in altre epoche permetteva agli asceti di raggiungere l'illuminazione. Però ecco, non è OM, è AUM, quindi in realtà il suono vero è AUM. Quindi è la A e la U che si fondono e sembra una O, ma in realtà sono tre lettere, anche questo ha un significato esoterico. La A rappresenta il divino femminile, la U il divino maschile e la M siamo noi, sono le infinite coscienze, le scintille, le anime che poi sono emanate sempre da Krishna e da Radharani. Quindi no? Noi siamo i figli di una madre e padre che sono l'assoluto stesso in questo gioco che dicevo prima. Ma tutto è nell'Om, nell'Om c'è tutto. Ci sono appunto queste tre dimensioni energetiche, coscienziali.